Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale YouTube. Oggi, come ogni terzo lunedì del mese, video dedicato al mangaka giapponese. A tal proposito, nelle community potete trovare già il sondaggio per votare il prossimo mangaka su cui fare il video che vedrete appunto il mese prossimo. E nel sondaggio appunto precedente ha vinto Masashi Kishimoto ed ecco appunto il video. Ora, prima di iniziare, mi perdonerete se do un'occhiata alle paginate di fogli che ho scritto in cui ho annotato, insomma, tutte le varie Sì, annotazioni di perché è questo autore, difficile perché ricordarsi tutte, era insomma, tutta la proprio, sua vita. sì, impossibile. Allora, Masashi Kishimoto è nato a Nagi l'8 novembre del 1974, nella prefettura di Okayama. Piccola curiosità, che ha un fratello gemello che anche lui è diventato mangaka, ovvero Seishi Kishimoto, che è l'autore di 666, Satan e Blazer Drive. Piccola annotazione premessa alla sua, insomma, diciamo, vita da mangaka. Fin da piccolo Masashi Kishimoto si appassionò al disegno, tant'è vero che alle scuole elementari aiutava i propri compagni, appunto, nel disegno, e dava anche piccoli consigli o a volte critiche a quest'ultimi su come migliorarsi. Da piccolo, infatti, lui fu influenzato, come ogni bambino giapponese, dagli anime che andavano in onda in quel periodo, come Dottor Slump e Arale, Doraemon, Gundam anche addirittura, e praticamente fu influenzato particolar modo da Dragon Ball. Infatti lui, quando vedeva l'anime, si metteva a disegnare i personaggi di Dragon Ball che, insomma, comparivano in televisione. Altra particolarità, fu influenzato anche da un videogioco, ovvero Dragon Quest, insomma, che era di moda in quel periodo, negli anni 80, insomma, in Giappone. Il suo primo lavoro amatoriale, ovviamente, alle scuole elementari fu appunto Itarikun, ovvero un ragazzo ninja che si muoveva appunto nell'ombra. Questo fu il suo, diciamo, primo lavoro iniziale amatoriale. Quando arrivò alle medie, lasciò invece perdere il disegno, perché praticamente aveva troppi compiti da fare, come insomma tutti i ragazzi che Eh hanno a sì. scuola in quel periodo, e lasciò un po' perdere il disegno. Negli ultimi anni di scuola, invece, alle superiori, praticamente riniziò, diciamo, a disegnare manga, e voleva, sperando appunto poi di farne una professione, e iniziò anche a frequentare una scuola d'arte, insomma, e creava brevi manga e li faceva leggere a suo padre e suo fratello, che però gli davano spesso e volentieri giudizi negativi. All'università pensò di fare un manga sui samurai, una trovata, insomma, un po' rivoluzionaria, se non che in quel periodo su Shonen Jump venne serializzato appunto Rurouni Kenshin, e quindi anche lì abbandonò l'idea. Inizierò a partecipare ai concorsi delle riviste shonen di quel periodo, ai concorsi di disegno, però i suoi manga, più che shonen, erano dei seinen, il suo stile si doveva un po' affinare, e quindi in seguito si basò sul character design di Tetsuya Nishio dell'anime Ninku, che appunto migliorò il suo stile disegnando appunto dei disegni più consoni allo stile appunto shonen di disegno. Insomma, questa prima scuola d'arte che frequentava, espose il primo lavoro, ovvero Karakuri, diciamo il primo lavoro serio, che era un lavoro appunto fatto nel 1995 da Kishimoto, un po' sul fantascientifico, in cui c'era, in un mondo futuristico, un virus e venivano impiantate delle cellule, delle vertebre nel sistema nervoso delle persone, creando degli ibridi umani androidi, quindi dal nome Karakuri, che vuol dire appunto marionetta. Nel 1996 vinse un premio Hope Step ed è con questa opera, appunto, e da qui iniziò la sua carriera di appunto mangaka, seguito dall'editor Kosuke Yahagi, e lavora in quell'epoca su alcuni bozzetti come Michi Kyusa e Asian Punk, che vengono però cestinati dall'editor. Nel 1997 pubblicò su Akamaru Jump il primo one shot, nell'estate appunto del 97, che poi appunto diventerà l'opera che ha avuto più successo, ovvero Naruto. Invece, nel dicembre del 1997
riuscì a serializzare per un breve periodo, perché durò solamente due capitoli, l'opera precedente, ovvero Karakuri, che però appunto dopo due capitoli venne cancellata perché non ebbe appunto perché non ebbe successo. Quindi ripropose dei progetti seinen, ovvero Yakuo, ovvero il re del baseball, e anche un manga addirittura mafioso dal nome Mario. Ogni Quindi, riferimento all'Italia è sì, puramente casuale. casualmente appunto poi si rivedrà più avanti che ne fecero un one shot di questa serie, appunto di questo one shot del 2012, più avanti. Successivamente provò a proporre un'altra opera seinen, ovvero Magic Mushroom, su un one shot, però anche quello ebbe sfortuna e fu sospeso. Quindi praticamente dopo tutti questi serie di insuccessi, gli venne proposto di rielaborare appunto Naruto in una serie di tre capitoli, e appunto su numero 43 del 1999 di Shonen Jump iniziò la serie che tutt'oggi appunto conosciamo, ovvero Naruto, serie che ebbe un successo veramente internazionale, che conta appunto 72 volumi, e ci hanno fatto anche delle serie anime, due serie, e la trama è molto semplice. Naruto Uzumaki, un ragazzo che vuole diventare Hokage, ovvero capo del suo villaggio, e per diventarlo si iscriverà appunto a una scuola per ninja con il quale vivrà varie avventure e avrà una sua crescita personale. Chiaramente non vi raccontiamo tutta la trama perché Ecco. questo non vuole essere un video su Naruto, ma sul suo autore. Se volete saperne Esatto. di più, vi invitiamo a leggere il manga o vedere l'anime. Io Manga, sì, che esatto. io sinceramente consiglio molto perché come storia mi è piaciuta. Sì, manga che è edito appunto in Italia dalla Planet Manga in 72 volumi, ovviamente concluso. E poi di Naruto, ovviamente, come abbiamo detto prima, ci hanno fatto anche due serie anime, varie light novel, quindi insomma consigliato a tutti gli amanti del genere shonen. È stato serializzato dal 1999 al 2014. Poi mentre nel 2010 c'è stato un altro one shot in collaborazione con altri mangaka giapponesi su Shonen Jump, ovvero il Top of the Super Legend, un one shot ovvero Bench. Precedentemente nel 2009, sempre Kishimoto ha collaborato ai vestiti di un personaggio di un videogioco, Alex Anderson di Tekken 6, quindi anche lì collaborazione con vari videogiochi. E poi, sempre nello stesso anno, Naruto Shippuden 2 per PlayStation 2, c'è stata proprio la collaborazione diretta di Kishimoto. Che posso dire? Che questo autore sicuramente ha vissuto una carriera incredibile, perché dai più insuccessi è passato poi finalmente, dopo averci provato tante volte, a un successo di fama internazionale. Sì, è un po' come il suo protagonista, Sì. che da ragazzino che magari non riusciva bene nelle arti ninja, poi appunto mano a mano col manga diventa sempre più forte e importante. Sì. Ci sono altre curiosità appunto su quest'autore, ovvero che nel 2015 ha fatto un altro spin-off, ovvero Naruto il settimo Kage e la Primavera Scarlatta su Shonen Jump, e poi ha collaborato, come abbiamo detto prima, a illustrare le light novel e anche i vari film. Nel 2015 poi ha annunciato una nuova serie, ovvero Samurai 8. Sì, che se vi ricordate aveva Sì. fatto appunto un one shot sui samurai e Sì. finalmente ha avuto l'occasione di iniziare un'opera su ciò. Sì, che ha cadenza non settimanale ma mensile per ovvi problemi di salute che Naruto ha comportato, perché Naruto ha avuto una mole di lavoro spaventosa e quindi questo manga ha cadenza appunto mensile. Altra curiosità è che sta appunto collaborando a Boruto, ovvero il seguito di Naruto scritto da Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, disegnato da Mikio Ikemoto. Poi da novembre del 2020, Masami Kishimoto appunto è subentrato come scrittore e supervisore appunto. Questo manga ha cadenza mensile su Shonen Jump, ha avuto cadenza mensile su Shonen Jump nel 2019, poi da luglio del 2019 è edito su V Jump.
praticamente. E in Italia anche questo manga è edito dalla Planet dall'ottobre del 2017 e su TV Tokyo è in corso appunto l'anime di Boruto, serie in corso dallo studio Pierrot. Quindi ecco, questo era un po' tutto il nostro Sì. video generale su Masashi Kishimoto. Quindi ragazzi, noi vi ricordiamo che potete votare Sulle community, i mangaka su cui fare il prossimo video, quindi diciamo che è Sì, ci tutto. salutiamo qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate o condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.